Un minuto con Padre Pio da questo luogo straordinario, dalla Via Crucis Monumentale del Messina. Abbiamo visto il sagrato, finalmente un po' ricco di esperienze, di fedeli che tornano finalmente qui a San Giovanni Rotondo. Oggi qui per raccontarvi quello che accadde nel 1900. 11, 13 settembre del 1911. Cosa accadde in questa giornata? Beh, fu una giornata particolarmente intensa. Ricordiamo che Padre Pio, il giovane Pio da Pietrelcina, che da più di un anno sacerdote, nel 1910, agosto del 1910, l'8 settembre si fa vincere da una particolare vergogna, lui lo ha scritto, e scrive al suo provinciale, gli scrive che aveva ricevuto le stimmate, aveva ricevuto questi doni, ha raccontato tutto questo solo un anno più tardi al suo ministro provinciale, padre Benedetto Nardella. Padre Benedetto, dopo qualche giorno, scrive al padre generale, gli racconta quello che è accaduto nella sua provincia. Reverendissimo Padre Generale, ora le do una gioia, le chiedo però anche un consiglio. Un giovane sacerdote di angelici costumi e che posso affermare per intima scienza aver conservata l'innocenza battesimale da che vestì l'abito andando crescendo nelle vie del Signore, fu in questo convento per circa 9 mesi a studiare filosofia e secondo l'uso di allora dipendeva da me nella direzione spirituale. Da quel tempo volle che io, o nelle occasioni di incontro o per lettera, non gli negassi l'accennata direzione. Per dirle qualche cosa del suo fervore, le manifesto che in un certo periodo delle sue mistiche ascensioni fu tale il pianto sulla passione di nostro Signore e sì a lungo che si temé che lui perdesse la vita. Chiese anche di partecipare ai dolori del Salvatore e fu esaudito in modo ineffabile, emicrania ribelle a qualunque rimedio, un malessere inspiegabile per ogni dottore, anche celebre nell'arte salutare, furono a tormentarlo insieme a pene profonde di spirito. Si sospettò che fosse colpito da tisi e i medici gli ordinarono anche di respirare l'aria nativa, specialmente quando un vomito irrefrenabile non gli permetteva di reggere neppure un cucchiaio di brodo per giorni e giorni. Questa la grande gioia, ma adesso il consiglio che chiede Padre Benedetto, ministro provinciale di Padre Pio, al padre generale, che era padre Pacifico da Seggiano. Mandato a respirare l'aria nativa, come dissi sopra, per 3 volte è stato richiamato nei nostri conventi e per altrettante volte è uscito, suo malgrado, per ordine stretto dei medici. Trovasi ancora fuori e mi duole l'animo che il fatto debba andare così. Compreso bene essere stato questo finora il volere di Dio, vorrei chiamarlo nel chiostro. In tutti i modi e insorge lo scrupolo per ciò che sia colpevole. Lei che cosa ne dice? Preghi adesso più che mai per me e mi benedica in modo speciale perché sento la croce che si va così aggravando sulle mie spalle da prevedere di non poterne più. Queste erano le parole del suo ministro provinciale, di Padre Benedetto, quello che pensava di questo giovane frate sacerdote di angelici costumi. Lui lo voleva a tutti i costi in convento, siamo nel 1911, non ci riuscirà. Questo accadrà soltanto nel 1916.